Cari amici e followers delle recensioni cinematografiche del Ganzino Vicini e Lontani, ben ritrovati e un saluto a tutti quanti voi. La Terra dei Fuochi negli USA, sto parlando del film Cattive Acque, visto a Milazzo alla multisala del Screen Cinema lunedì 2 marzo alle ore 17:20, precisamente alla sala 5 con la capienza di 139 posti e un spettatore presente, il sottoscritto. Il prezzo del biglietto è di 6 euro, ridotto per il possessore della CineCard The Screen Cinema, e un incasso di 6 euro. La durata del film è di 2 ore e 3 minuti, genere legal thriller, con il giudizio di ottimo e interessante. Un'eccellente trama, una regia, una location e una recitazione attori ottima. Una colonna sonora, montaggio e sequenze di effetti speciali buoni. Il film è proiettato in widescreen. Purtroppo però in questa multisala hanno il brutto vizio di interrompere malamente il film. Pazienza, è andata così per questa volta. Una storia vera e classica del genere, appunto, del legal thriller di questo cinema hollywoodiano. In questo film alcune falde acquifere della Virginia sono inquinate da un'industria chimica senza scrupoli. Un avvocato della stessa industria chimica di questa multinazionale inizierà ad indagare e gli farà causa. Film che può essere considerato normale, visto il filone, ma ben apprezzato perché non tratta una fiction, ma una storia vera che parte dal 1979 ai giorni nostri e che proprio per questo attira l'attenzione dello spettatore e lo rende molto molto interessato. L'interprete del film principale, Mark Ruffalo, ben si adatta alla parte, apparendo addirittura invecchiato e ingrassato. E proprio per questo non mi meraviglierei una nomination a qualche Golden Globe o, perché no, anche agli Oscar. Il film naturalmente si deve vedere. Bene amici, da Milazzo e da Barcellona Pozzo di Cotto è tutto. Alle prossime!